non ce n'è più. Per essere stati allerta c'è un divo della TV. La Polo col marchio giusto, un'automobile americana. Se un maschio latino chiama, quale ragazza può dir di no? Ciao amore, mi chiamo Marco, da sola cosa ci fai? Nasone, tu gira largo, sparisci o sono guai. E allora ditelo! E allora ditelo! E allora ditelo! E allora ditelo! La strada con l'ombrellone è un fisico da playboy, morsonare di rizzone, da questo momento in poi! La mossa della granita funziona sempre con le straniere. Dei passere stiamo insieme, andiamo a largo da solo un po'. Di colpo le scopre i seni e in mare si butta già. Dai, cupid in acqua, baby. No, che fai, non so nuotare. Ragazzi, ma allora ditelo. E allora ditelo. E allora ditelo. Sono Marco Columbro, cioè no, vabbè, sono quasi praticamente, non solo, ma sono il Salvi, ciao, ciao da Salvi, ciao, Marco non c'è, e è stato male. Facciamo? Faccio io, ci penso io, presento io, non preoccupatevi, una grande occasione, non tanto per me, quanto per voi, sapete? Ragazze, siete contenti che non c'è il Marco? Sì! Nero sicuro, grazie, grazie a voi, sono così dispiaciuto che Marco sta male, ma tanto, tanto dispiaciuto! Sta malissimo, non si riprenderà per avere un paio d'anni, è stato scritturato da Circo Orfei per fare spaventare gli elefanti. Ecco quale ragazze, vedete? Questa è Gina, di ciao Gina. Ciao Gina. Ciao, no, solo ciao Gina è il nome, ciao. Ciao. No, anche ciao Gina, ciao Gina. Ciao. Ciao Gina, ecco questa si chiama Gina, questa si chiama Gina. Gina, lei si chiama? Gina. No, Pina, questo è sbagliato, lei si chiama? Gina. Gina, tutti Gina, la Grass Connection, guardatela, la Grass Connection, guardatelo, il grass è lui. La connection sono loro. Oh, sarà una serata indimenticabile. Io proverò a dimenticarla, ma non ci riuscirò. E a questo punto, signori, cominciamo chiamando con me la mia collaboratrice, la grande e simpatica Sabina Stilo. Ah! Oh! Ma la... questa non è Sabina Stilo. Ma co? Vabbè, siamo lì, dai, assomiglia un po'. Guardate, porta la stessa misura di Reggiseno. È incredibile, come si chiama lei? Sabina, Sabina. Sabina. La Sabina alza un braccio, così. No, ma che Sabina, per piacere. È Sabina, ragazzi, molto bene, molto bene. Cominciamo la serata, dai, dov'è l'ospite? Chi è l'ospite? Oh, sono tutto elettrificato. Se mi mettete una presa... Fermi, ferma tutto. No, no Sabina, ferma, dove... c'è un falso no, storico. Così. Vieni, Sabina, vieni. Siete contenti che è tornato Marco? Lazzerone, sì. Ci ha fregato, ci ha sì. fregato. Non è successo fermi. Niente. Fermi. No, non dargli corda. Gira. No, stavo scherzando. È finito, non si fa la trasmissione. Basta, basta. Gira. Finito. Sospesa, ah, bravo, sospesa. Ah, bravo, Che gioia. Ah, bravo, Come sono contento. Come sei contento cosa? Di vedervi. Ah, rivederci. Cosa hai detto? Come sono contento di? Eravate così legati. Così legati? Di vedervi. Ha tentato un colpo, Salvi. Grazie. No, io ho tentato, Sabino, non avercela. Amici, buonasera. Non avercela c'è con stato me. Un golpe qui a Venezia Bagno, ma noi prontamente abbiamo rimesso tutto al loro posto. L'ho fatto per voi più che l'ho per me. L'ho fatto per noi. L'ha fatto per vabbè, voi. Sono contento di vedervi. Allora, già comunque. Che siamo qui, sì. Perché non presenti l'ospite di questa sera? Sì, d'accordo. Chi è l'ospite di stasera? Non lo so. Aspetta, lo dico lo so. Io. Ah, sì. Benito Urgu. È Sabrina Salerno! Bravo Sabrina! Bravo Sabrina! Eccolo qui ragazzi!
Grande Sabrina. Sabrina, molto bene. Benvenuta in questa gabbia di pazzi. Grazie, allora, buonasera. Posso, allora, dimenticarmi di voi e andarmene con Sabrina? Sì, allora tu vai con Sabrina, io congedo anche non Sabrina. Non ce l'hai con me. No, non ce l'ho con te, ce l'ho con tuo. A me non lo chiedi, eh? Non ce l'hai con lui? Sì. No, ce l'ho solo con tuo papà e tua mamma. Scusa le spalle, Sabrina, eh? Prego. Scusa la faccia, ci vediamo Marco. Più tardi. Cosa pensi a dopo? A dopo. Cosa penso di te? Ti manderò un telegramma più tardi. D'accordo, dei tuoi legali. Ciao, allora, via Sabrina. Ciao a Sabina, Sabrina Salerno, Francesco Salvi. Adesso, amici, eccoci giunti alla 12ª puntata, ultima puntata del girone di ritorno, e sono ritornate a trovarci dalla Spagna, Teruel. Buonasera. Dalla Germania, Hannover. Eccoli i nostri amici della Germania. Dalla Francia, Saint-Malo. Bonsoir. E infine dall'Italia, Vieste. Dunque, dicevo, ultimo girone di ritorno, e vi dico che per quanto riguarda la Spagna, finora Sabadell conduce questa gara del girone di ritorno con ben 70 punti, la Germania Augsburg con 41 punti, la Francia Caen con 40 punti e l'Italia Fano con 50 punti. Quindi Vieste, che stasera gareggia, deve fare ben 26 punti per superare la concorrente italiana Fano. Allora, in bocca al lupo alle nostre squadre per questo ultimo girone di ritorno. E adesso chiamerei qua, no, prima facciamo tornare a posto le squadre, così si preparano per la prima gara. Allora, ai loro posti, prego. Molto bene, e come sempre chiamo al mio fianco i miei due angeli custodi, Laura e Jane. Ciao, ciao, come stai? Allora, vi ricordo, Laura, italiana di Trieste. Trieste, 2,80 metri, e Jane di Rio. Di Rio de Janeiro. E allora siamo pronti, che i giochi comincino. E come sempre iniziamo con il gioco romantico, delicato, ma subacqueo, del bacio mozzafiato. La parola a Sabina. Bene, ed eccoci come sempre nella postazione del bacio mozzafiato, accanto a me Alvise, buonasera. Buonasera Sabina. Alle mie spalle gli arbitri e davanti a noi i nostri sub di Progetto Sub di Rimini, i nostri uomini rane, stasera non si possono mica tanto definire così, e che vogliono dedicare il loro tuffo questa sera ai bambini. Attenzione! Sempre più spiritosi, vabbè, oramai ci siamo abituati, ogni sera una sorpresa. E già in acqua i concorrenti, questa prima manso gioca alla Francia, prego Alvise per il via. Attenzione, concorrenti pronti? Tempo partito! Bene, questa è la coppia francese, il tempo del girone di andata era di 45 secondi e il record assoluto è detenuto dalla Spagna, Sabadell, con 2 minuti e 11 secondi. Allora vediamo di fare la conoscenza di questi concorrenti francesi. Lui si chiama, anzi lei si chiama Delphine, e ha 19 anni, adora lo sport, viaggia molto e balla anche molto, tutte le sere pare la trovo in una qui in discoteca a Riccione, e non sa dire di no agli uomini belli, ci dicono. Questa è Delphine. Poi abbiamo Eric, 28 anni, professore di educazione fisica, gli ha detto di no, vedi, gli ha detto di no al professore di educazione fisica, lui la guarda in malo modo, eh sì.
È molto adombrato lui, sì, ha fatto il famoso salto del delfino, lei si chiama Delfino e quindi giustamente ha fatto... È andata male, non troppo bene, perché che tempo hanno fatto, Sabina? Hanno comunque superato il loro punteggio nel girone d'andata che era di 45 secondi e adesso 52 secondi. Sì. Ma prima di darti la parola, Marco, io volevo ringraziare sempre il nostro operatore subacqueo, che è il nostro indispensabile Mauro Francesconi. Sì. Detto anche l'uomo a mollo, ormai lo lasciamo lì. Abbiamo deciso che quando finiremo con le trasmissioni lo lasciamo qua, si è adattato alla piscina, si trova molto bene. E adesso facciamo la nostra prima interruzione pubblicitaria e poi staremo ancora tutti quanti insieme per Bellezze al bagno. Ben ritrovati amici dal grande palcoscenico dell'Aquafan di Riccione e per Bellezze al bagno, e adesso è il momento delle ragazze Jolly. Perché le prendo proprio. E allora vediamo per la Francia Silvina. Eccola qua Silvina, una ragazza indiana che è la ragazza Jolly della Francia. Poi abbiamo l'Italia con Laura. Poi abbiamo la Spagna, Irina, la ragazza Jolly della Spagna. E e poi la Germania con Alexa, biondissima. Grazie. Questa era Alexa, ragazza Jolly della Germania. Ed ora siamo al primo gioco, grazie alla Brass Connection. Bravo, mi piace molto. Siamo al primo gioco di questa sera, il gioco Percorso di Guerra. Il nome è così abbastanza, però è una cosa molto complicata, molto complicata. Sono due manche, due squadre per ogni manche, vince chi? Dopo aver superato vari ostacoli che vedremo nel corso del gioco, non ve lo dico adesso, raggiunge il traguardo nel minor tempo. È un percorso piuttosto impegnativo che lo vedremo man mano mentre si svolgerà. Allora, mi dicono che l'Italia gioca il jolly, quindi si sente sicura di vincere, di ottenere un buon premio, un buon punteggio in questa gara, il che significa che raddoppia, giocando il jolly, raddoppia il punteggio finale. E allora vediamo la ragazza jolly dell'Italia, che è Laura. Ecco, l'Italia gioca il jolly. Grazie Laura, allora io cederei la parola a Sabina per questo primo gioco, Percorso di Guerra. E gioca la prima manche l'Italia e la Spagna, i concorrenti sono pronti, prego giudice per il via. Sì Marco, gioca l'Italia contro la Spagna, ricordo soltanto che i concorrenti hanno a disposizione 3 minuti per effettuare il percorso e i concorrenti di sesso maschile una volta arrivati sulla piattaforma devono togliersi soltanto i pantaloni. Attenzione, 3, 2, 1... Ecco, primo ostacolo, con le pinne ai piedi devono attraversare questo asse semovibile, quindi sono sulla piattaforma e devono attraversare questo pontile disturbati con dei getti d'acqua da altri concorrenti, dagli spagnoli da una parte e gli italiani dall'altro. Intanto un concorrente è caduta in acqua e quindi c'è pronto subito un altro concorrente della stessa squadra, in questo caso è la Spagna, vedete, il nuovo concorrente spagnolo è stato buttato in acqua ancora una volta dai getti. Ecco l'Italia, non è caduto in ginocchio, quindi è, chi cade in ginocchio viene automaticamente squalificato e deve prendere il posto un altro concorrente. E non ce la fanno a superare questo grosso ostacolo del ponte semovibile con i getti d'acqua. Vediamo se ce la fa, lo spagnolo. Ce l'ha fatta! Concorrente spagnolo, vediamo, deve dare i pantaloni alla ragazza.
anche il concorrente italiano è riuscito a superare il ponte semovibile. Intanto è passato 1 minuto e 22 secondi. Ecco la concorrente spagnola che si sta infilando i pantaloni e deve continuare il percorso di guerra su dei rulli semovibili. Si butta in acqua, passa attraverso il cerchio. È in testa la Spagna in questo momento, anche la concorrente italiana però si è buttata in acqua. Queste che vediamo sono alcune parti della concorrente spagnola che ha attraversato il tunnel, ha superato il tunnel. Ecco a ruota la concorrente italiana, adesso la vediamo, eccola. E stanno per raggiungere la riva, è in testa la concorrente spagnola, dovranno buttarsi a tuffo contro un muro con la testa e abbatterlo. Vediamo la concorrente spagnola arrivata. E anche la nostra concorrente italiana, demoralizzata, si butta. È una gara molto movimentata e ricca di sorprese. Che succede? Sabina, ci dici i tempi che hanno totalizzato le due squadre che hanno gareggiato? Bene, il tempo della Spagna di 2 minuti e 14 secondi, per l'Italia 2 minuti e 20 secondi. Sì, però Sabina, c'è un problema, la squadra spagnola ha commesso una scorrettezza durante il percorso. La concorrente spagnola, e se il nostro regista ci manda le immagini possiamo vederlo, ha effettuato un errore di percorso, ha impegnato il percorso della squadra italiana e ha, facendo questa azione scorretta, ostacolato la concorrente italiana. Quindi i concorrenti spagnoli vengono squalificati, resta però valido il tempo della squadra italiana, che resta il tempo da battere nella seconda manche. Vedi? Mi dispiace per la squadra spagnola, però forza Italia! No, volevo dire, è andata così, sugli spalti gli italiani esultano. Va bene, siamo arrivati adesso alla seconda manche, Francia e Germania. Se i nostri amici sono pronti, il giudice può dare il via. Sì Marco, attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1. Eccoli, con le pinne ai piedi, sono al primo ostacolo, asse semovibile, la Germania è per prima, si appresta al ponte mobile, ostacolato da getti d'acqua, resiste il concorrente tedesco, anche il concorrente francese, in questo percorso di guerra lo sta raggiungendo il concorrente francese ed hanno raggiunto, qui si devono togliere solo i pantaloni e cederli alle rispettive compagne. Vediamo chi per primo farà indossare il pantalone. Sembra la Francia in lieve vantaggio. Ecco che anche la concorrente tedesca si sta vestendo, aiutata dal suo compagno. E intanto la Francia a rullo è caduta. Anche la Germania non è riuscita, devono riprovarci. Vediamo se questa volta va meglio, mica tanto, quindi riprovano ancora una volta. Ecco la concorrente tedesca al rullo, piuttosto difficile perché è un rullo girevole, quindi ce l'ha fatta la concorrente tedesca e deve attraversare il cerchio, ecco, ancora un cerchio e quindi deve entrare nel tunnel. Eccola la concorrente tedesca, attraversa il tunnel, questa è la concorrente francese, è in testa la Francia, è trascorso 1 minuto e 36 secondi, la Francia è in vantaggio, sta per raggiungere la riva e con un tuffo di testa dovrà battere il... La Germania è rimasta in alto mare, eccola qua la concorrente francese. E quindi al nostro giudice e a Sabina la parola per sapere i tempi e anche la classifica finale di questo percorso di guerra, primo grande gioco di questa sera. E per la Germania 1 minuto e 54 secondi e per la Francia 1 minuto e 46 secondi. Quindi passiamo subito al quarto posto, in cui c'è la Spagna che è stata squalificata, per cui si aggiudica un punto. Terzo posto l'Italia con 2 minuti e 20 secondi, 2 punti più 2 perché aveva giocato il jolly. Secondo posto la Germania con 1 minuto e 54 secondi, 3 punti. E al primo posto la Francia con 1 minuto e 46 secondi, 4 punti. E vediamo alla classifica generale. Prima classifica generale di questa sera che vede in testa l'Italia
a pari merito però con la Francia con 4 punti, la Germania con 3 e la Spagna con 1. E adesso ancora una breve pausa, ancora tutti quanti insieme, scusate, stasera è una serata molto fredda qui, e poi sarà ancora Bellezze al bagno. A tra peu. Eccoci dal grande palcoscenico dell'Acquafan di Riccione, Bellezze al bagno con Sabina Stilo, che adesso ci delizierà con la sua voce con a Brass Connection per la prima parte del Sireniere. Vado. Le nostre squadre sono pronte, signor giudice? Sì, Marco, le squadre sono pronte. Molto bene, allora primo motivo, grazie Sabina, via Brass Connection. Partiti, concorrenti di questa prima manche, abbiamo un colosso tedesco, sarà 8 metri, sembra Golia, veramente, è un gigante. Ed è in testa l'Italia, sembra, però se si lascia prendere dal... lì c'è una lotta pazzesca per prendere ognuno il proprio testimone, è sempre l'Italia che conduce la gara, però... La Francia incalza! Forza Italia! Italia forza! Forza, andiamo una volta! E la Francia c'è una. Che c'è? E c'è che l'Italia e la Francia sono alla pari! L'Italia è passata in vantaggio! Forza Italia, andiamo da ce la fatta! Ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Dove vai? Dove vai? Dove vai? Mi bagni tutto! Guarda che roba! Tutto bagnato qua! Tutto sbagnato sullo spalco scenico. Allora, qua. Proprio bagnato sto qua, eh. Che numero? 3. 3, tico tico, ed è giusto. Tico tico. Te lo dico, tico tico. 2 punti per l'Italia. Ecco Jane e Laura, punteggine, che raggiungono la postazione dell'Italia. Siamo pronti per il secondo motivo, signor giudice? Sì, Marco, siamo pronti. Allora, vai Sabina, via orchestra. Partite e ecco le ragazze che compongono la seconda manche. Ed è la Germania e la Francia che si contendono questa gara, sono in testa quasi a pari merito, sì. E la Francia si è immersa per prima, ecco che ha preso il testimone, c'è stata anche una bella ginocchiata, e cioè c'è un po' di cioè lì sott'acqua, poi nello sciacquio c'è un po' di tutto. Abbiamo la concorrente francese che è in testa, seguita dalla concorrente tedesca, eccola la concorrente francese, che ha già raggiunto riva, però seguita dalla tedesca che fa di tutto per rimontare. Vediamo la francese che scatta, prima barriera, seconda, terza, ed è arrivata. Ici s'il vous plaît, ici merci, bien arrivé. Alors, comment t'appelles? Isabelle. Isabelle, quel numéro Isabelle? 8. 8. E se giusta, giusto, smile, 2 punti per la... È arrivato, si arriva, buonasera, buonasera, ma purtroppo siamo arrivati in ritardo, è ritardito, sì. Smile, 2 punti per la squadra francese, Marta e Jessica, eccole, che raggiungono la postazione, state tranquille, ecco qui buone, dopo venga a trovarvi. Terzo motivo, attenzione... Via orchestra, vai Sabina! Ah,
Ancora una gara tra maschietti e c'è uno scivolare del concorrente spagnolo, mentre l'Italia sembra in testa, anche se il concorrente francese alla grande sta a ruota. L'Italia ha prelevato il testimone, eccolo. Ed è ancora l'Italia che conduce questa gara, ha distaccato il concorrente francese. Speriamo che non si faccia raggiungere, forza! Forza verso la meta, una barriera, due, tre, è arrivato! Terzo motivo, che numero? Ciao, come ti chiami? Maurizio. Maurizio non se lo ricordava, è emozionato. Che numero? 5. 5? Sei sicuro? Sì. Come ti chiami? 5. Ti chiami 5? È completamente partito. Ha ragione! È one on samba! Due punti ancora per l'Italia. Eccoli qua i due punti. White. And black white. E abbiamo Anna Rita e Benedict. Attenzione, ultimo motivo. Pronti, via! Just a little without you. I want to. I need you. Sono partite. Anch'io sono partito. Nel senso che qui è un problema stare con queste ragazze qua. Non è facile. Ed ecco la concorrente francese, ha prelevato il testimone, si sta avviando verso la riva. Bello questo motivo, quanti ricordi, anni 60. Ecco la concorrente francese che ha distaccato completamente tutte le altre e sta raggiungendo il traguardo. Ultima fatica. Arrivata, suona! Bene, ici s'il vous plaît, tu es fatigué? Un petit peu. Allora, come t'appelle? Cécile. Cécile, che numero? 3. 3? No, è sbagliato perché il 3 è Tico Tico, non è giusto. Un solo punto per la Francia. Buonasera, lei che lingua parla? Che lingua parla? Italiano. Italiano, che numero? 1. 1! Oh, finalmente ce l'abbiamo fatta! Era Eleonor, numero 1. Allora attenzione. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 punti per l'Italia, 0 punti per la Germania, 0 punti per la Spagna e 3 punti per la Francia. Questa è la classifica della prima parte del Sireniere. E adesso vediamo che cosa è accaduto alla classifica generale. Eccola. Allora è l'Italia con 9 punti, la Francia con 7, la Germania con 3 e la Spagna con 1. Ecco. E io che faccio? Allora, adesso è il momento del bacio mozzafiato. Buone ragazze. La Germania che giocherà e passo la parola a Sabina. Noi ci vediamo fra un frappè, tra poco. E seconda manche del bacio mozzafiato, accanto a me la bellissima e altissima Kim che indossa appunto il colore della squadra che gioca, infatti la Germania che gioca questa seconda manche, io ricordo il punteggio del girone d'andata che era di 32 secondi, vediamo adesso cosa succederà. Prego sì, giudice, per il via. La squadra precedente di 52 secondi, attenzione concorrenti tedeschi. Partiti! Ed eccoli i nostri due baldi giovani della Germania, sono Susan, 20 anni, gioca a tennis, si è allenata molto in questi giorni per questo gioco, anche pare soprattutto fuori dall'acqua. Marco, quando andiamo assieme a fare un'immersione in te? Questa è Laura che mi sta facendo questa proposta, io adesso non posso rispondere perché anche fra tre ore, va bene, fra tre ore notte fonda. Lui invece si chiama Rudig, 34 anni e fa l'agente delle assicurazioni, gioca a calcio ed è un bevitore di birra.
però è anche un po' scarsino per quanto riguarda questo, perché sai già, cioè, che tempo hanno fatto i nostri amici? 36 secondi. Ecco, io intanto vi ricordo che il gioco mozzafiato, il gioco del bacio mozzafiato, è abbinato al grande concorso di Telepiù. Per i lettori di Telepiù devono ritagliare, o meglio staccare, il tagliando di partecipazione che trovate in Telepiù, compilarlo con i vostri dati personali e dovete mettere il nome della squadra vincitrice del bacio mozzafiato, che saprete soltanto al termine del nostro programma. Tra tutti coloro che avranno risposto esattamente, tra i fortunati c'è un primo premio estratto a sorte di un collier d'oro e tanti altri ricchi premi. E adesso stringiamoci a corte perché è il momento dell'introduzione pubblicitaria, scusate, e ci rivediamo tra poco con Bellezze al bagno. A dopo. Siamo tornati sul grande palcoscenico Acquafan di Riccione per Bellezze al bagno, un momento musicale travolgente e stravolto. Quindi a casa togliete tavoli, sedie, preparatevi a danzare con lui, con Francesco Salvi, che adesso ci presenta la storia dei problemi esistenziali di un immigrato brasiliano in Italia. Frosinone Samba. E Jane, che è brasilera, ci dirà come si dice in spagnolo Frosinone Samba. Frosinone Samba. È uguale. Francesco Salvi in Frosinone e Samba! Sono andato in giro assieme a mio papà. Ho visitato tutta quanta la città, però non ho trovato il Rio de Paraná e canto il Frosinone Samba. Ho guardato bene intorno, ma chissà, la mia spiaggia di Ipanema dove sta? Ed il porto di Bahia dove sarà? E canto il Frosinone Samba. Wow, wow, wow. Io sono brasileiro. Wow, wow, wow. Saudade forte nel mio cuore. Vai, baila! Baila, baila, baila! El Frosinone Samba! Noto come Pelé. El Frosinone Samba. Rumba Samba. Sono andato in giro. E qui non c'è ritmo che c'è in Brasile. Tutta un'altra cosa. Là ero anche più alto. Invece qui guardo in alto, vedo la luna e canto. E lei mi risponde, ma non capisco cosa dice, perché mi fa, dice: shh, che sto dormendo! Così quest'oggi ho domandato a mio papà, ma perché mai siamo venuti a stare qua? Perché ho lasciato il Rio, il mare, il carnaval, e canto il Frosinone Samba! Wow, wow, wow! Io sono brasileiro. Oh, 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 oh. Soldaggio forte nel mio cuore. Caro figliolo, ascolta bene il tuo papà. Fino a quando gioco al calcio in Serie A, con tutti i soldi che mi danno questi qua, è meglio che ballare Samba. Ti capì? Baila Samba. Baila, 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 baila
Frosinone Samba, grazie a Francesco Salvi e anche a Ballerini, che adesso vorrei presentarvi, cominciando però dal coreografo, il nostro coreografo Saverio Ariemma, eccolo. Grazie Marco, grazie. Poi Loredana Zucchi. Ciao. Quindi Daniela Ciarrocca. Ciao. Fausto Gavinelli. Ciao a tutti. E poi Paul Pritchard. Ciao, ciao. E poi c'è quel disgraziato di Francesco Salvi. Esatto. Ma scusa, come mai c'è Saverio che non ha la maglia gialla? Come mai? Sono l'allenatore della squadra. Ah, sei l'allenatore. Ciao Marco. Va bene, grazie a Francesco e ai ballerini e coreografo Saverio. Ed eccoci trasportati, si fa per dire, nello spazio dedicato al gioco della seduzione, insieme al nostro uomo Axe Gian Giacomo, e i cui protagonisti, come sempre sapete, sono Impulse, che è profumo deodorante femminile dalle diverse e seducenti varianti, e Axe, che è la linea da uomo composta da profumo deodorante eau de toilette, vaporizzatore, bagno doccia gel e da oggi l'aftershave, a completamento della linea pensata per il benessere di ogni giorno. E il loro comune denominatore, come sapete, è la seduzione. Stasera giocheremo con la linea Axe. Le nostre due concorrenti, che sono al centro della piscina, dovranno conquistare il cuore del nostro uomo Axe con 10 regali che hanno a loro disposizione, di cui 4 sono estremamente graditi, 4 sono poco graditi e 2 sono veramente tremendi. Allora, se le nostre concorrenti sono pronte, prima intanto vi ricordo che questa sera il nostro uomo Axe ha un carattere, guardatelo bene, ha un carattere classico, raffinato, compassato e anche un po' inglese. Per questo ha scelto Country, che ha la profumazione particolarmente persistente, fresca e anche agrumata, nel senso del profumo di agrume. E allora direi di cominciare la nostra gara. Le ragazze sono pronte per conquistare il cuore dell'uomo Axe. Pronte e via! Bene, intanto vediamo quali sono i 10 regali che hanno a disposizione. Sono un bastone da passeggio, un binocolo, un calesse, un cane, una enciclopedia, moneta antica, mortadella, non so, vedete voi, pianoforte a coda e una pipa e un plaid. Ecco che stanno per raggiungere il ponte sul quale loro dovranno salire e prelevare i regali che riterranno più giusti per il nostro uomo Axe, che questa sera si sente, ripeto, classico, raffinato, compassato e anche un po' inglese. Infatti ha scelto la profumazione Country. E fa parte della linea anche il pratico profumo deodorante, che si usa su tutto il corpo e lascia anche una piacevole sensazione di freschezza unita ad un profumo persistente. E intanto la ragazza è caduta in acqua, persiste, ha scelto 2 regali soltanto. Anche l'altra fanciulla si sta avviando verso riva. Eccole, stanno arrivando, forza, sì. Volete un ce la fate? Sì, ce la fanno. È faticoso perché dopo tutto, dove va? Ecco, l'uomo Axe, vedete, è Country, però nello stesso tempo aiuta anche molto inglese, ho detto, quindi vedete con grande savoir-faire riesce. Scusa, ce la fai? Ecco, sì. Benissimo, ben arrivata. È simpaticissima questa ragazza, che non è per niente truccata, ma come ti chiami? Orietta. Ha un rossetto fantastico sulle labbra, Orietta. Allora, vediamo. È arrivata per prima Orietta, mi sembra? Sì? No? Sei arrivata prima tu? Benissimo, non ti avevo visto. Allora, mostraci i regali. Intanto scopriamo i 4 regali graditi. Il cane, e poi abbiamo il calesse, il pianoforte a coda, ovviamente, e la pipa, perché è molto inglese. Vediamo. Mortadella, proprio. E poi cosa ha scelto la ragazza? Il pianoforte. Allora, hai indovinato il pianoforte a coda, giusto. E la mortadella, puoi venire qui, grazie. Ti chiami? Luana. Luana, ecco, il pianoforte a coda mi sembra ottimo per un uomo Axe che si sente... Ma la mortadella, che come si fa a regalare a un uomo Axe Country la mortadella? Come ti è venuta in mente? Non è che l'ho visto molto bene il cartello. Ah, non hai visto molto bene l'uomo Axe o il regalo? No, non ho visto bene i cartelli. Il cartello! La mortadella non va bene. Benissimo, vediamola, prego. Ha già fatto. Allora, ha indovinato il calesse, che è giusto, però
caduto, scusa, se, grazie. Poi il binocolo poco gradito, direi. E poi cosa ha regalato? Questo è una... È il bastone, no, non ci siamo. Mi dispiace, tu hai indovinato soltanto uno, però anche l'altra ragazza, soltanto, però sei arrivata tu per prima, e quindi tu vinci un bellissimo premio, una borsa firmata, e Impulse e Dax per un anno, e anche un bacio, uno. Datevi, se ti avvicini te lo dà. Sì, due baci, uno, due. Ecco, come un brivido, hai sentito? Complimenti e premio di consolazione per la nostra amica, grazie. E adesso anche voi amici a casa, guardate, seguite questo spot e vedete come potete misurare in modo simpatico e divertente il vostro grado di seduzione. Impulse e Axe vi invitano a partecipare al grande concorso test Il gioco della seduzione. Su 100 cose Energy nei numeri di luglio, agosto e settembre vi aspetta un grande test dedicato alle donne e agli uomini. Siete dei seduttori? Qual è il vostro tipo di fascino? 100 cose Energy vi svela tutti i segreti. In più, un magnifico concorso. Potrete vincere una Opel Corsa Pop 84, 50 orologi Bulova, 100 Polaroid e centinaia di prodotti Impulse e Axe. Partecipare è semplicissimo, basta inviare il coupon alla casella postale numero 10582 Milano. Ecco, quindi questo è il test per misurare il vostro grado di seduzione, e prima di lasciarci vi ricordo che i prodotti Axe e Impulse hanno un bollino giallo, e questo significa che non danneggiano l'ozono, e mi sembra una cosa molto importante soprattutto di questi tempi. E adesso ci salutiamo per pochissimi istanti e poi sarà ancora Bellezze al bagno. A fra poco. E dal grande palcoscenico Aquafan di Riccione ci siamo autotrasportati, volati in un certo senso, io e il giudice unico Alvise, nella zona dedicata al gioco dello scivolone. Da un scivolo altissimo gareggeranno le quattro squadre, sono sette manche, però quattro squadre per ogni manche, e vince chi raggiunge per primo il traguardo e chi accumula più vittorie per ogni manche. Mi dicono che la Germania qui si sente molto sicura e ha deciso di giocare il jolly, quindi vediamo la ragazza jolly della Germania. Questa è Alexa, ragazza jolly della Germania. Molto bene. Alexa è cascata, no, dicevo, cioè Alessa è in piedi e dietro c'è la cascata. Prima di dare il via al gioco rivediamo ancora una volta la classifica generale. Allora vede l'Italia in testa a condurre la gara con 9 punti, la Francia con 7, la Germania con 3, che ha giocato il jolly, e la Spagna con 1 punto. Allora io cederei la parola al nostro giudice. Sveglia, siamo pronti. Sì, Marco, noi siamo pronti, al nostro giudice unico. Siamo sempre pronti. Attenzione, 3, 2... Uno, partiti e subito in testa la Germania alla grande, ha distaccato e taglia il traguardo. Questa prima manche del ciambellone, detto ciambellone semplice, è... Sì, vorrei segnalare le dimensioni, caro Columbro, del concorrente tedesco. Sì, è un caro amico di Alvise e si chiama... l'incredibile Hulk. Seconda manche, questa volta detta della tartaruga, sono due concorrenti, un uomo e una donna, su queste tartarughine. Attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1. Seconda manche, l'Italia era partita bene ma è rotolata, comunque è valida e non è più valido, perché qui hanno, è la Germania che è passata di nuovo in testa. Ancora la Germania, poi la Spagna, la Francia, l'Italia è rimasta a mezza strada. Erano partiti molto bene i concorrenti italiani, ma poi c'è stato un movimento sbagliato, hanno perso il controllo, sono caduti dal tartarugone e hanno fatto uno scivolone. Infatti il gioco si chiama lo scivolone. Quindi siamo alla terza manche, per adesso due manche a favore della Germania. Sì, due vantaggi per la Germania prima della terza manche. Ecco, terza manche è di nuovo singola, un uomo, gareggia un uomo per squadra, e si chiama la manche del coccodrillo. Infatti sono sdraiati su un coccodrillone. Attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1.
partiti, l'Italia in testa questa volta. Vediamo se mantiene il vantaggio o no, si è fatta superare dalla Francia, la Germania incalza. Vediamo la lotta fra la Francia e la Germania. Prima la Francia, signor giudice, sì? Sì, prima la Francia. Prima la Francia. Siamo così giunti alla quarta manche del ciambellone composto. Attenzione, prima della quarta manche, situazione, due vantaggi per la Germania e uno per la Francia. Concorrenti pronti, 3, 2, 1. Partiti per il ciambellone. Ed è l'Italia questa volta in testa. L'Italia sta andando molto bene. Vediamo se si fa raggiungere dalla Spagna. Benissimo, prima l'Italia. L'Italia si aggiudica la manche del ciambellone. E c'era una ragazza che conduceva, è sempre lei la campionessa del mondo di karate, infatti la vedete, è un fascio di muscoli, se per caso uno dovesse incontrarla deve subito cambiare strada. Adesso abbiamo la quinta manche con tre concorrenti, un uomo, una donna e un uomo, quinta manche del Materassini, i Materassini. Situazione, due vantaggi per la Germania, uno per la Francia e uno per l'Italia. Attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1. E sono partiti e ancora l'Italia in testa. Alla pari però con la Spagna, c'è un leggero vantaggio dell'Italia. Vediamo se riesce a tagliare per prima il traguardo. Prima l'Italia. Forse conviene rivedere. Sì. Chiediamo alla regia il photo finish. Sì, è la squadra italiana che si aggiudica questa manche. Bene, allora sesta manche, partecipano tre concorrenti per squadra, uomo, donna, uomo. Ed è la gara del canotto. Attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1. Partiti, ed è la Germania a condurre la gara. Però c'è un bel recupero da parte dell'Italia. L'Italia sta recuperando la grande, ha sorpassato la Germania, bellissima. Bravissimi concorrenti italiani, tagliato il traguardo, ancora una volta l'Italia. L'Italia ha rimontato alla grande in queste ultime manche e la gara del canotto è stata giudicata dai concorrenti. Ecco invece i francesi arrivano tranquilli, molto bene, sono arrivati anche i francesi. L'hanno presa molto comoda. Allora questa manche vinta dall'Italia. Sì, porta la situazione a tre vantaggi per l'Italia, due per la Germania, uno per la Francia. Settima manche decisiva quindi. Allora siamo all'ultima manche, è una manche corale, infatti partecipano 10 concorrenti per squadra, quindi 40 concorrenti in tutto. Sono 5 uomini e 5 donne alternati su questi ciambelloni legati l'uno all'altro, vedete? Ok Marco, mi dicono che i concorrenti sono pronti. Attenzione, 3, 2, 1. Ed ecco che i trenini sono partiti. Leggero vantaggio da parte dell'Italia davanti alla Germania, che però sta prendendo piede. E prima la Germania, prima la Germania. Eccole là, grande. Ed ecco che i trenini si... Sì, vediamo il photo finish di questo arrivo sul filo di lana. Sembra che si sia aggiudicata la manche la Germania e infatti è così. Germania. E quindi non c'è, credo, c'è lo spareggio da fare. Certo che c'è lo spareggio. Sì, Italia lo spareggio. Tre vantaggi, Germania tre vantaggi, spareggio Italia contro Germania per la vittoria in questo gioco. Allora lo spareggio tra Italia e Germania verrà effettuato ancora una volta con questa gara, la gara dei trenini. Quindi saranno ancora 20 concorrenti, 10 per squadra, 5 uomini e 5 donne alternati. Stanno preparando i trenini e quindi sì, vedremo questa secondo. Manche. Sì, questa manche di spareggio fra l'Italia e la Germania. Allora Marco, i concorrenti si sono riposizionati. Attenzione, spareggio fra Italia e Germania per il primo posto. 3, 2, 1. Partite per questa gara di spareggio fra Italia e Germania. Gara definitiva, vediamo. Ed è un leggero distacco da parte della Germania. Ed è la Germania, ahimè. Grande botta da parte dei tedeschi, tutti in acqua, anche gli italiani. Grande massaggio. Domani si rifaranno alle terme di Riccione con un bel idromassaggio per infrancarsi. Vabbè, è andata male.
Partita vinta dalla Germania, quindi la situazione, signor giudice? Sì, abbiamo la classifica del gioco, al quarto posto la Spagna, che non ha vinto nessuna manche, un punto. Al terzo posto la Francia, con una vittoria, due punti. Al secondo posto l'Italia, con tre vittorie e purtroppo ha perso lo spareggio, tre punti. E al primo posto la Germania, con tre vittorie più lo spareggio, quattro punti più quattro. E allora vediamo qual è la classifica generale, che cosa è successo. È ancora l'Italia che conduce la gara con 12 punti, mentre la Germania è a ridosso dell'Italia con 11 punti. Francia 9 punti e la Spagna 2 punti. Ed ora abbiamo il terzo bacio mozzafiato, che vede impegnata l'Italia, che nel girone di andata ha totalizzato 1 minuto e 41 secondi. Quindi cedo la parola al palcoscenico centrale per il bacio mozzafiato a Sabina. Bacio mozzafiato, ha già giocato la Francia e la Germania e il record da battere per questa puntata è di 52 secondi. È l'Italia che gioca questa terza manche con Vieste. Ricordo che nel girone d'andata aveva compiuto 1 minuto e 41 secondi. Io vedo arrivare Alvise di gran corsa. Eccomi, concorrenti, Sabina. Ecco, i concorrenti sono già pronti. Prego, giudice, per attenzione. Il via. Attenzione! Tempo partito. E sono concorrenti italiani per Vieste. E lei si chiama Ivana, 21 anni, ama ascoltare musica jazz e colleziona profumi e balocchi. Carina. È un bacio un po'... sembra un po' statico, un po' freddino. Forse lei ama ascoltare jazz freddo e quindi lei ha questa freddezza un po'... Poi lui è Nico invece, 19 anni, fa il ragioniere ed è molto sportivo, è sempre in ritardo perché si fa distrarre da tutte le ragazze che incontra. Marco, ti dedico questa canzone. E Laura mi dedica questa canzone. È sempre lei che mi fa queste proposte, dice quando è che andiamo sott'acqua. Ti hanno dedico battuto la il canzone. Record delle squadre precedenti, Marco, nel frattempo, gli italiani. No, è una ragazza molto vivace. Intanto i nostri concorrenti hanno già trascorso 1 minuto e 6 secondi sott'acqua e stanno andando molto bene nonostante la loro staticità, la loro plasticità. Sembrano due statue veramente, eh? Bravi, complimenti. Non si muovono. No, non si muovono, è bene che non si muovano infatti. Fermi. 1 minuto e 28 secondi in questo momento. Sono Ivana e Nico per il bacio mozzafiato dell'Italia. E ha salutato, non ho capito se salutavo, diceva non ci sono problemi, non si sono allenati molto. Niente, dice sì sì, ciao ciao. Bravissimi, stanno per raggiungere i 2 minuti. Vediamo se ce la fanno. Ancora un attimo, resistete. Ancora un attimo, 2 minuti passati. Bravissimi, complimenti per Ivana e Nico. Oltre 2 minuti nel bacio mozzafiato. Stiamo per battere il record della trasmissione. Battuto il record di 2 minuti e 11. Bravi. Bravissimi i nostri concorrenti italiani, 2 minuti e 14. Marco, a te la parola. Credo che abbiano battuto il record. Comunque vediamo fino a questo momento gli altri baci mozzafiato. Adesso il nostro, eccolo qua, vedete Vieste a 2 minuti e 14 conduce la gara. Poi abbiamo la Francia con 52 secondi, la Germania con 36 secondi, manca la Spagna che deve ancora giocare. Bene, complimenti all'Italia che è passata in testa a condurre la gara del bacio mozzafiato con oltre 2 minuti, 2 minuti e 14, un ottimo bacio. Prendete esempio, care ragazze, adesso facciamo una breve pausa e poi sarà ancora Bellezze al bagno. Eccoci ancora sul grande palcoscenico Aquafan Riccione, Grand Luna Park acquatico, aperto fino a tarda sera. Fino a tarda sera, ci siamo capiti. Dunque, vediamo la classifica generale. Che cosa è accaduto? Ricordiamo che l'Italia che conduce Vieste con 12 punti, la Germania con 11, quindi è subito a ruota.
e la Francia con 9 e la Spagna con 2. Ricordo anche che prima dell'introduzione, nell'ultimo bacio mozzafiato, l'Italia ha battuto alla grande e si è conquistato il record assoluto del bacio mozzafiato per quanto riguarda le puntate fino a questo momento con 2 minuti e 14. Quindi l'Italia va alla grande, l'Italia popolo di poeti, di navigatori e di baciatori anche, possiamo dirlo. Come? Soprattutto di baciatori. Perché tu te ne intendi? Come te, Marco. No. Grazie. Dunque, adesso passiamo al gioco del bowling. Vediamo in che cosa consiste. Sono 4 manche. Una squadra per volta vince chi abbatte più birilli in un tempo massimo di 2 minuti. Qui la Spagna gioca il jolly. E allora vediamo la ragazza jolly della Spagna. E chi è? Come chi è? È Irina. Ah, Irina, sì. Sì, ma... la bellissima Irina. Ragazza russa. Eccola qua Irina. Ragazza molto vivace, eh? Vedete che vivacità, c'ha una grande vivacità. No? Molto, molto bene, grazie Irina. Ragazza jolly della Spagna. E adesso cederei la parola al nostro giudice Alvise. Sì, grazie Marco. La Spagna gioca la prima manche. Attenzione, concorrenti pronti. 3, 2, 1. 2 minuti a disposizione. Partito il primo concorrente spagnolo. Dovrà raggiungere la postazione. Eccola con il gradino nero e lancia. Vediamo quanti birilli. 2 birilli. Addirittura un salto all'indietro in acqua. 2 birilli per la Spagna, ancora concorrente spagnolo, eccolo, ce la farà, sì, sembra, vai, beh, ha buttato proprio via, così, proprio, se cicoio, terzo concorrente per la Spagna, niente, finita in acqua, brutto lancio. Ed è il quarto concorrente per la Spagna. Hanno a disposizione 2 minuti come tempo massimo. Un minuto. È passato un minuto, lancia e ha preso proprio in testa un birillo. Altro birillo abbattuto per la Spagna che ha giocato il jolly. Altri 2 birilli, sempre per la squadra spagnola. Vediamo se riusciranno ad abbattere tutti i birilli nel tempo di 2 minuti. Niente, è andato male questo lancio. 30 secondi. Ci riprova un altro concorrente. Ecco, pronto, via, vai, così, olè! Bellissimo questo tiro del concorrente spagnolo. È rimasto un solo birillo e siamo a 1 minuto e 46 secondi. Ecco, 10, vediamo se 9, riesce a far 8. Fuori l'ultimo birillo. Ce l'ha fatta. Allora sentiamo dal nostro giudice il tempo della Spagna. Sì, Marco, per la Spagna tutti i birilli abbattuti, quindi uno strike nel tempo di 1 primo e 53 secondi. E dopo la squadra spagnola viene impegnata la squadra francese per questa seconda manche del bowling. Quindi la parola al nostro giudice. In posizione, attenzione, concorrenti ai propri posti. 3, 2, 1. Francia. Sembra un mimo quasi, E lancia e fa fuori 2 birilli. 2 birilli per la Francia, dopo 16 secondi questo è scivolato, quindi deve ricominciare tutto da capo. Altro concorrente pronto. Sono un po' incerti i francesi, vediamo. Bel colpo però, addirittura 4 birilli. Scivolato un altro concorrente, anche questo scivola. Ecco, questo qua lo vedo male. Ecco come lo vedo male. Piano, fai piano, vai così, Ale. Che potenza. No, niente di fatto. Andiamo avanti. Vediamo se riesce a far fuori i 3 birilli che sono rimasti. Bel colpo, un birillo ancora per la Francia. Dopo 1 minuto e 9 secondi sono rimasti in piedi 2 birilli.
Vediamo se rimane in piedi anche il concorrente francese. Sì. Olè! Altro virillo dopo 1 minuto e 20 secondi. Questo lo vedo male. Ce la farà? Ce l'ha fatta. Ce l'ha qua, sì. Sì, forza, forza, ultima fatica. L'ha sfiorato, però ha battuto anche l'ultimo virillo. Allora, il tempo per la squadra francese. Sì, Marco, per la squadra francese, 1 primo e 33 secondi, 9 birilli abbattuti. Bene. E adesso non mi va. No, non mi, a me non mi va. Titolo di una notissima canzone di Vasco Rossi che adesso la nostra bravissima Sabina Stilo ci presenterà. Quindi Sabina Stilo in Non mi va di Vasco Rossi. Sabina Stilo. Grazie a Sabina Stilo e ai suoi ballerini, Pino e Marco. Bene, e siamo pronti per la seconda manche del bowling. Gioca la Germania. Allora la parola al nostro giudice Alvise. Sì, Marco, noi siamo pronti, concorrenti ai propri posti. Attenzione, 3, 2, 1. Partito il concorrente della Germania. Eccolo che è caduto in acqua, quindi... Niente di fatto, riprende ancora l'altro concorrente in acqua, molto bene. La Germania è partita alquanto male, cioè non partono neppure, appena mettono piede sul ponte, se, questo proprio che lo fa in ginocchio, un po' in ginocchio, un po' in piedi. Non va molto bene per la Germania. Vediamo, forse riesce a tirare adesso. Sì. Oh, due birilli finalmente per la Germania. Esulta ovviamente dagli spalti, esultano gli amici di Hannover. Questo che fa? Questo fa, sono, come dire, un po'... Non li vedo adatti a percorrere questo ponte, non si sono... Franati. Ecco, Laura si è espressa, ha espresso un po',
squilibrati. Jane, squilibrati forse non è carino dire squilibrati. 45 secondi al termine. Non mentale, ma fisico ovviamente, sì. Tutti in acqua, fanno un bel bagno, i birilli rimangono in piedi. Sì, e anche queste, vedete, Oriente cade, caduto. Cade. 30 secondi. Mancano 30 secondi, hanno dato prova veramente di grande abilità nel cadere. Gli amici di Hanover, vedete, sta tentando disperatamente di prendere lo slancio. Quasi quasi ne beccava uno. Ecco, ancora un altro che va in acqua sicuramente. Ale, 10 secondi al termine. Posa plastica, non molto divertente per certi 5, aspetti. 5, 4, 3, 2, 1, 2, altri due, forse in tempo, non lo so. Sentiamo il nostro giudice, cosa dice? Sì Marco, il birillo era stato abbattuto dopo che la palla era stata lanciata all'interno del tempo regolamentare, quindi i concorrenti tedeschi si aggiudicano 4 birilli nel tempo di 2 minuti. Va bene, puoi darci anche la classifica allora del gioco del bowling al viso? No, manca ancora la squadra italiana, Marco. Appunto, infatti dicevo, non ci dare la classifica perché manca ancora la squadra italiana, volevo vedere se era attento. Ti posso dare la classifica fino a questo punto, è in testa. Grazie. La Francia che ha battuto 9 birilli nel tempo di un primo e 33 secondi. Molto bene, molto molto bene, è molto attento al viso. Infatti l'Italia adesso si sta preparando per questa ultima manche del bowling, vedete? Sì Marco, i concorrenti italiani stanno prendendo posto, attenzione, 3, 2, 1. Partito il primo concorrente italiano che è, devo dire, più abile dei suoi concorrenti che l'hanno preceduto, i tedeschi, ha tirato però sfortunatamente nessun birillo è caduto. Secondo concorrente molto meno sicuro, tant'è vero che va in acqua. Allora sotto un altro, in acqua, benissimo. Beh, io avevo appena detto che la squadra italiana mi sembrava più sicura dei tedeschi. Ragazzi, mi fate dire delle cose? Allora ditelo. Oh, vai, lancia! Ale, 80 birilli, no, due. Due, soltanto due, peccato. Forza ragazzi, noi in acqua. Dovete tirare giù i birilli, è già passato quasi un minuto. Forza, sì, così, vai tranquillo, vai sicuro, verso la meta. Ale, uno, due e tre. Uno solo, uno solo, un grande slancio, un solo birillo. Scivola anche questo concorrente per l'Italia. Fino adesso soltanto la Spagna ha dato veramente una prova, direi, notevole. Ecco il concorrente italiano che due birilli, bene! Piano piano si stanno riprendendo gli italiani, un altro intanto è finito in acqua. 30 secondi! Vediamo se questo riesce a far fuori un paio di birilli. Pronto? Via! Mira bene! No, ti ho detto mira bene, niente da fare. 15 secondi. Questo lo vedo male, questo lo vedo molto male. Aia, vai. 10. L'avevo detto io. Questo è proprio classica gag da circo, 5, 4, si è sbilanciato 3, da per 2, se stesso, da 1. Per sé. Via! Niente. Beh, no. Non ci siamo, ragazzi, di Vieste, è andata male. Allora sentiamo il nostro giudice per la classifica finale. Sì Marco, abbiamo la prestazione dell'Italia che ha battuto 5 birilli nel tempo di 2 minuti. Ti posso dare la classifica del gioco del bowling. Al quarto posto la Germania che ha battuto 4 birilli nel tempo massimo, 1 punto. Al terzo posto l'Italia con 5 birilli, 2 punti. Al secondo posto la Spagna che ha battuto 9 birilli nel tempo di 1 primo e 53, 3 punti più 3 perché aveva giocato il jolly. E al primo posto la Francia che ha battuto anch'essa 9 birilli ma nel tempo di 1 primo e 33 secondi e che si aggiudica il gioco e 4 punti. Grazie al nostro giudice di gara, vediamo la classifica generale, che cosa è mutato. Ed è sempre l'Italia che conduce la gara con 14 punti, mentre la Francia è sempre a ridosso dell'Italia con 13 punti, la Germania con 12 e la Spagna con 8. Quindi gara ancora apertissima e noi ci vedremo tra pochi istanti. Stringiamoci a corte, stringiamoci molto. Ci vediamo tra pochi istanti. Ancora qui con bellezze al bagno.
sono una donna, non sono una santa. Tu lo sai che non sono una santa. Non portarmi nel bosco di sera. Ma chi ti porta nel bosco di sera? Tra 10 anni avrò il coraggio e se insisti ti prenderà. Tra 10 anni sarai già vecchio con il tubo che ce la farà. Dovevi fare questa nota qua, hai fatto questa nota qua. Dovevi fare questo gruppetto di ancora? Note qua, hai fatto questo spaccaracchio di note qua. Ma non si può, cosa facevi? Mi tira addosso, no, mi no. Tira addosso la roba. Sai cosa aiuto? Sei tu? Cosa sai sono? Cosa sei tu? Cosa sono io? Sei una dilettantessa, una dilettantessa. Sì, con te non ci lavora più. Basta, chiudo. Non se ne può più. Non se ne può più, infatti. Diglielo. Non se ne può più. Dircelo. Dircelo. È il momento te. Di presentare l'ospite con il brano Yeah Yeah, Sabrina Salerno. Yeah.
E dalla prorompente Sabrina Salerno passiamo alla tenerezza, tenerezza di tonno Riomare, il tonno così tenero che si taglia con un grissino. Le nostre squadre, i bianchi, ciao, e i gialli sono pronti per tuffarsi nella tenerezza di tonno Riomare. Squadra bianca e squadra gialla si lanceranno a turno con questa liana e dovranno infilarsi nelle scatolette Riomare disposte a Margherita, la famosa mega scorta estiva. I tuffatori dovranno centrare, come sapete, le confezioni che corrispondono a vincita mezzo chilo, un chilo e due chili di argento. E anche voi, amici a casa, sapete che potete vincere tanto argento con il grande concorso Tonno Riomare, che poi vi spiegherò fra pochi minuti. Allora, ti chiami? Gabriella. Gabriella, che sport fai? Ginnastica acrobatica. Acrobatica, allora fai un'acrobazia qua sopra, vediamo se centri due chili di argento. Pronta, squadra dei bianchi, attenzione, via! E vediamo... Un chilo di argento per la squadra dei bianchi, ti chiami? Maria Grazia. Maria Grazia, tu che sport fai? Tennis. Tennis, bene, allora pronta. E intanto vi ricordo che Tonno Riomare, che è un prodotto di grande genuinità, e oggi è importante guardare anche a queste cose. Prego, via, intanto lanciati. Dicevo, Tonno Riomare è un trancio di tonno di prima scelta. E intanto la nostra ragazza ha due chili, ce l'ha fatta, due chili di argento, sì, buono. Allora, pronto il prossimo concorrente. Dicevo che il tonno Riomare è un trancio di tonno di prima scelta con l'aggiunta di solo purissimo olio d'oliva, ma lo potete trovare anche in, al naturale per coloro che possono avere qualche problemino di linea. E poi c'è l'olio extravergine di oliva, che è la novità assoluta di quest'anno. Intanto vediamo il concorrente giallo, che ha fatto una bella figura, sì, cioè non ha beccato neanche alla lontana una scatoletta. Ultimo concorrente della squadra dei bianchi, vediamo, pronto, attenzione, sei, via, squadra, ultimo concorrente dei bianchi, ha fatto anche lui una bella figuretta. Tu ti comporterai meglio, senz'altro, sì, allora fai vedere chi sei, che Tarzan, anzi che tipo di grissino sei. Pronto? Non riesce a prendere neppure la liana, cominciamo bene, attenzione, pronti, via, dove va, dove va, eccolo là. Allora c'è uno spareggio, sono pari, allora pronti, prego, buonasera, ben ritornate le nostre concorrenti, c'è uno spareggio, siete alla pari. Allora prima tu, grazie, vai, la nostra concorrente che fa ginnastica artistica, pronta, vai. Spareggio fra i bianchi e i gialli, due chili, bravissima, ottima mira, devo dire, all'amica bianca. Tu, Maria Grazia? Sì, Maria Grazia, vediamo se riesce a totalizzare due chili anche lei, così facciamo un altro spareggio, facciamo notte. Attenzione. Oddio, dove va? Dove va? No, non è valido perché ha centrato quello da un chilo di argento e poi si era buttata dentro l'altro. Quindi vincono i bianchi con quanti chili di argento? In totale 3 chili di argento. Allora vediamo chi è il rappresentante della squadra dei bianchi. Eccolo. Ciao, benvenuto. Ti chiami? Rossano. Rossano, complimenti. Devi aprire, ecco il grissino, devi aprire questo. Apri questo. Grazie, apri. E questo. Benissimo. E dentro trovi tanto argento, cioè 2 chili, 3 chili di argento. Tutto per te. Complimenti per questa vincita. E al nostro concorrente dei gialli invece un premio di consolazione, ma che premio? Tonno Riomare in olio extravergine di oliva, perché questo è una novità assoluta, come vi dicevo prima, di Riomare. E questo perché gli italiani si sono orientati verso un'alimentazione, grazie al cielo, sana e naturale. Quindi tonno Riomare in olio extravergine di oliva, che mette insieme il meglio della tenerezza e del sapore. Complimenti. Vatti a mangiare il tonno Riomare in olio extravergine di oliva. E adesso anche voi, amici a casa, vi dicevo, potete vincere tanto argento grazie al grande concorso Tonno Riomare. Fino al 27 di ottobre ogni settimana, come sapete, sono in palio ben 50 servizi di posate da 39 pezzi placcati in purissimo argento. Basta inviare il talloncino che troverete su tutte le confezioni di Tonno Riomare. Mettete il vostro nome, cognome e indirizzo e poi spedite. E le possibilità di vincere sono tante, perché ci sono 900 servizi tutti per voi. I nomi dei fortunati estratti verranno pubblicati su Sorrisi e Canzoni TV. Quindi in bocca al lupo con il grande concorso Tonno Riomare e ci vediamo tra pochi istanti ancora con Bellezze al Bagno.
Bene amici, bentornati sul grande palcoscenico di Venezia al Bagno, Acquafan di Riccione. Vediamo subito qual è la classifica generale. Vede l'Italia condurre la gara fino a questo momento con 14 punti, la Francia 13, la Germania 12 e 8 punti per la Spagna. Gara molto importante perché, per quanto riguarda 4 punti, per accedere alla gara finale, alla puntata finale, quindi può vincere con questi 4 punti tutte le altre città francesi e entrare a far parte della finalissima. All'Italia, per accedere alla finalissima, mancano a Vieste 12 punti, quindi in bocca al lupo all'Italia in particolar modo, perché è un minimo di tifo ci vuole. E adesso siamo pronti per la seconda parte del Sireniere. Allora, se l'orchestra è pronta, Sabina anche, primo motivo, via! Partita la prima squadra maschile, è la Germania, insieme all'Italia che per prime toccano l'acqua della piscina dell'Acquafan di Riccione. E ancora la Germania, però la Francia sta rimontando e si avviano adesso a nuoto verso la boa. Ed ecco che la Francia ha preso il testimone, però non riesce a recuperare, ed è l'Italia che è passata a condurre la gara. Forza Italia, vediamo, un po' di tifo ci vuole, quando ci vuole, vediamo se riesce a distaccare ancora di più il concorrente tedesco, che preme alle calcagna dell'italiano, sta rimontando. È una gara fra la Germania e l'Italia, la Germania si è ripresa alla grande, prima la Germania, Allora, come here. Danke schön. What's your name? Ralf. Ralf. Allora Ralf, what's number? Five. Five in the mood. It's true. E la Germania, colosso questo, eh. Questo se gli dicevi che aveva sbagliato, non lo so, rischiavi qualche cosa. Ecco due punti, due punteggine, nostre fanciulle. Jane e Laura. Due punti per la Germania, peccato per l'Italia che era partita bene ma si è lasciata riprendere dal concorrente tedesco. E siamo al secondo motivo di questa seconda parte del Sireniere. Pronto orchestra, via Sabina, grazie. Just love the guy you've been to before you spend. Ed ecco che la squadra composta da signorine, squadra femminile, è partita ed è la Francia questa volta che conduce la gara, seguita dall'Italia che però sembra in difficoltà. La Francia ha staccato tutte le altre concorrenti e si avvia verso la boa. Si è immersa e recupera in questo momento il proprio testimone. Ecco, vedete l'Italia per seconda. Quindi la Germania e la Spagna, ancora la Francia conduce la gara ma l'Italia sta recuperando. Vediamo se riesce a accorciare le distanze con la concorrente francese, niente di fatto. La concorrente francese è partita alla grande e sta per tagliare il traguardo, arrivata. Allez, ici s'il vous plaît. Ne bagnez pas, ça, ça, si, si, ma c'est ça, si, si. No, si, si, si. Dove va? Qui. Ecco, come t'appelles? Virginie. Virginie, sei très fatiguée, eh? Allora, che numero? Sette. Sette, dice sette, ed è giusto, è giusto. Raindrops keep falling on my head. Quindi abbiamo ancora due punti questa volta per la Francia, Silvina e Irina. Bene, andiamo avanti. Terzo motivo. Partita la squadra dei maschi e l'Italia è in testa in questo momento, seguita dalla Francia, dalla Spagna e dalla Germania.
Ecco il concorrente italiano, seguito dal concorrente spagnolo. Ancora l'Italia. L'Italia sta tornando alla grande verso Riva. Con grande potenza è riuscito a distaccare tutti gli altri. Oramai forse non corre più alcun pericolo, si sta avviando verso il traguardo. Speriamo che sappia anche il numero che corrisponde al titolo di questa canzone. Ok, qui grazie, ti chiami? Nico. Vai Nico, allora che numero? La 2. La 2 ed è giusto, Barbara Hanna, 2 punti per l'Italia. Allora Kim e Paola, 2 punti per l'Italia, 2 punti per la Francia e 2 punti per la Germania. Questa è la situazione fino a questo momento. Ultimo motivo, attenzione, possiamo andare? Sì, Marco. Via orchestra. Sometimes I wonder why it's been the lonely night. Partita l'ultima squadra composta da donne, vediamo la Francia in testa seguita dall'Italia. Per adesso non c'è stata nessuna supremazia da parte di nessuna nazione ed è l'Italia che conduce fino a questo momento ed è si è immersa in questo momento anche per prelevare il testimone, eccola, seguita dalla Francia. Eccola la concorrente italiana. Speriamo che non si faccia raggiungere dall'amica francese. Brava la concorrente italiana che ha distaccato tutte le altre. E oramai sola sola si avvia verso il traguardo. Ultima fatica, eccola. Piano, piano, sei sola. Arrivata, bene. Ce l'hai fatta. Ti chiami? Come ti chiami? Eugenia. Eugenia, che numero? La 3. È giusto, Starat, numero 3. E quindi 2 punti per l'Italia. Ecco Laura e Alexa e andiamo a contare i punti totali di questa seconda parte del Sirenieri. Allora, 4 punti per l'Italia. 2 punti per la Germania, 0 punti per la Spagna e 2 punti per la Francia. Bene, allora vediamo che cosa è accaduto alla classifica generale. L'Italia passa a 18 punti, la Francia 15 punti, la Germania 14 e la Spagna 8 punti. Bene, adesso è il momento del... l'ultimo bacio mozzafiato che vede impegnata la squadra spagnola che nel girone di andata ha totalizzato pochino, 26 secondi. Quindi la parola al grande commentatore di questo ultimo gioco del bacio mozzafiato, un grande cuore, trafitto ma grande cuore, Francesco Salvi. Sì Marco, come tu sai questo gioco non è solo un gioco, è un'avventura della vita, un'avventura dei sentimenti, un'avventura dell'amore, un'avventura della testa, un'avventura della pettinatura. E io stasera vorrei chiamare qua vicino a me la persona alla quale cerco di infilare frecce dappertutto ma non riesco a indirizzarle. È Alvise. Buonasera Salvi. Ciao Alvise. Sai che ho tentato tutte le volte di far partire una freccia e colpirti? E invece sono io stato infilato dalle stesse frecce. Mi rimane solo una puntata per tentare qualcosa. E lo farò, sai che lo farò. Cominciamo la gara con questi due ragazzi di Spagna che si chiamano uno Pisente e l'altra Encarna. Il commento lo faremo durante la gara, passiamo al punteggio e al regolamento. Sì, il record da battere è di 2 minuti e 14 ed è stato totalizzato dalla squadra italiana. Concorrenti spagnoli pronti, attenzione. Incredibile, 2 minuti e 14. È un partiti. Risultato pazzesco. 2 minuti e 14 fa capire che questa gente potrebbe vivere anche vicino a personaggi strani, che non propriamente lo olezzano. Vicino a persone che hanno magari difficoltà a porsi contro vento rispetto di altre persone con l'udito e l'olfatto ben sviluppati. Pisente e Encarna,
incarna è quella sulla destra. Devo dire che mai nome è stato così adeguato, perché le forme voluttuose di questa ragazza, che la fanno somigliare a tutto tranne che a un'autostrada, ben si adattano al nome che è stato attribuito a lei dai propri genitori. Ma non di lei, di lui. Eh già ragazzi, perché i genitori di lui, sapendo che si sarebbero già un altro incontrati, hanno chiamato lui Pisente, nel senso che gli fa piacere, è proprio Pisente come ragazzo. Spero non Pisente nella piscina, perché con la storia che qua in piscina nessuno controlla, c'è molta gente che è Pisente sott'acqua. È una cosa che fa capire la difficoltà di contenimento di essi stessi all'interno di un grosso contenitore liquido. I ragazzi stanno arrivando alla sogliola del minuto. Mancano 6 secondi, ora 5, ma sono scoppiati! Sì, questi ragazzi spagnoli così ermosi e così contenitori di aria sono scoppiati. Del resto sarebbe stato molto difficile battere il record di 2014, che credo che sia un record assoluto totale di tutte le gare di questo tipo. Sì Marco, sì caro come Salve. Marco, già mi hai dimenticato Alvise. Sì, ti dimentico molto spesso. Come mi fai soffrire. 56 secondi per la squadra spagnola. È un bel risultato che se calcoliamo che praticamente è il secondo, quindi la Spagna non è arrivata a sesta, anche perché siamo in quattro, ne è arrivata a seconda. A te la linea, o Marco o Columbro. Grazie della linea Francis, il tuo cuore è molto grande e batte anche se è ferito. E allora vediamo qual è la classifica finale di questo bacio mozzafiato. Allora vediamolo, abbiamo l'Italia che conduce con 4 punti e sono buoni, fanno comodo con 2 minuti e 14, record assoluto fino a questo momento. La Spagna con 3 punti, 56 secondi, la Francia con 59 secondi, 2 punti, la Germania con 36 secondi, 1 punto. Ancora una gara molto interessante, aspetta le nostre squadre tra pochissimi istanti, quindi non perdetevi l'ultima gara di questa sera. A tra pochissimo. Ed eccoci amici all'ultima grande gara di questa sera, la gara del Mare Mosso, che vede impegnate per, in una manche unica tutte e quattro le città con 3 concorrenti per squadra, e vince chi per primo ovviamente raggiunge al completo la riva e rompe i 3 palloni che rappresentano i 3 testimoni. Ma vediamo prima di tutto la classifica. Allora eccola, vedete Italia Vieste con 22 punti, la Francia Saint-Malo con 17, la Germania con Hannover 15 e la Spagna Teruel con 11. L'Italia, la Francia si è già aggiudicata, è già entrata a far parte della finalissima con i punti che ha raggiunto fino a questo momento, quindi Saint-Malo è senz'altro una delle città della Francia, è la città che parteciperà per la Francia alla finale. Per quanto riguarda Vieste, dovrà battere Fano che ha 50 punti, quindi mancano 4 punti soltanto all'Italia, in questo in particolar modo a Vieste, per battere Fano. Vedremo che cosa succederà. Io cedo la parola al nostro giudice unico Alvise. Sì Marco, però la squadra francese gioca il jolly. Bene, allora vediamo la ragazza jolly della Francia, Silvina. Ecco Silvina, ragazza jolly della Francia. E quindi il gioco adesso, grazie Silvina, adesso il gioco può partire. Prego Alvise. Attenzione, concorrenti pronti, 3, 2, 1. Partito il Mare Mosso, vedete sono tutte e quattro le città, ciascuna con 3 concorrenti per squadra. E sembra l'Italia in testa, seguita dalla Francia e poi dalla Germania. I 3 concorrenti italiani sono compatti, molto bene. Il mare è molto mosso. L'Italia deve aggiudicarsi almeno 4 punti e battere la città di Fano se vuole partecipare alla finalissima di Bellezze al Bagno. Ecco ancora l'Italia in testa. Sta per raggiungere la prima boa, seguita dalla Francia. La Francia ha giocato il jolly, quindi si sente molto sicura in questo gioco. Ecco il concorrente italiano che ha già prelevato il primo testimone. Anche il secondo concorrente italiano. Intanto i francesi sono ancora lì nelle
in prossimità della boa. Ecco il concorrente italiano che sta tornando con il tridente tra i denti verso riva. Però vince la squadra che arriva al completo a riva e rompe tutti e tre i palloni. Ecco intanto la concorrente della squadra italiana che tocca terra e rompe il primo pallone. E intanto abbiamo anche la squadra francese che ha toccato terra, altro concorrente per l'Italia, il secondo. Secondo pallone per l'Italia. C'è una gara fra, è la gara fra la Francia e l'Italia. I concorrenti francesi sono arrivati tutti e tre, ahimè, purtroppo per l'Italia. E l'Italia è arrivata seconda. Mentre ecco che arrivano anche i concorrenti della Germania e della Spagna. Eccoli. Ecco il concorrente della Germania. Danno delle grandi mazzate contro il pallone ma non riesce a bucarlo. Ecco il terzo concorrente della Germania. Tempo scaduto. Gara faticosissima e anche travagliata. Vedete il nostro giudice che sta confabulando con gli altri giudici di gara per stabilire i tempi di arrivo delle rispettive città. Quindi vediamo la classifica del Mare Mosso. Signor giudice, ci può dare i tempi? Sì, grazie. Sì, Marco, abbiamo all'ultimo posto la Spagna fuori tempo massimo, un punto. Al terzo posto la Germania in 2:09, 2 punti. Al secondo posto l'Italia nel tempo di 1:50, 3 punti. E al primo posto la Francia in 1:48, 4 punti più 4 perché aveva giocato il jolly. Ed ora grande momento, è il momento di proclamare la città vincitrice di questa 12ª puntata di Bellezza al Bagno e poi vedremo quali saranno le 4 città che disputeranno la finalissima, la 13ª puntata di Bellezza al Bagno. Io vorrei chiamare qui sul palcoscenico il nostro giudice unico, Alvise. Bravissimo. Buonasera. Alvise. E allora partiamo dalla quarta classificata, Teruel, con 12 punti, Spagna. Squadra spagnola, quarta classificata di questa 12ª puntata di Bellezza al Bagno, con 17 punti, Hannover, Germania. E poi abbiamo un ex aequo, Francia e Italia con 25 punti. Allora Francia, San Malo e Italia con 25 punti. Vieste. Grande sorpresa questa sera. Un pari merito. Bene. Sì, Marco. Grazie alla Brass Connection. Adesso però qui che succede? Che accade? Signor giudice. Marco, che il nostro regolamento prevede che in caso di ex aequo al termine della puntata si aggiudica la puntata la squadra che ha totalizzato il punteggio più alto nel bacio mozzafiato. Nella puntata di stasera l'Italia ha totalizzato 2 primi e 14 secondi e quindi vince la puntata. E quindi Vieste, grazie a un bacio, e che bacio, un bacio di 2:14. Dove sono? Allora, vediamo un po' chi sono quelli che si sono baciati qua. Allora io vorrei che adesso vi deste un bacio, un bacino. Vabbè, glielo do io, va, lascia stare. Un bacione, perché grazie a un bacio Vieste ha vinto questa puntata. Però cosa succede per quanto riguarda le quattro città che entreranno nella finalissima, che faranno, disputeranno la... Allora, la parola al nostro giudice ancora. Sì. Nel caso dell'Italia, perché abbiamo, l'Italia credo sì, che è sia l'unico caso dubbio. Possiamo vedere innanzitutto quali sono le squadre che accedono paese per paese alla nostra finale. Allora vediamo le città che parteciperanno al torneo finale di Bellezza al Bagno. Fano conduce la gara, partecipa alla gara con 50 punti, però c'è anche Vieste che ha 50 punti. Che succede allora, sì, a questo punto? Sì, anche in questo caso il regolamento di, sì, Bellezza al Bagno prevede che in caso di parità di punteggio al termine delle 12 puntate acceda alla finale la squadra che ha fatto il tempo più elevato nel bacio mozzafiato. E ancora una volta Vieste, grazie a questo bacio galeotto, riesce ad andare in finale. E allora io devo dare un altro bacio. Scusa, un altro bacio. Eh sì, perché sono due baci. Con due baci Vieste ha vinto tutto. Tutto. C'è la gara finale. Complimenti.
Allora, sarà Vieste a disputare giovedì prossimo su questo palcoscenico la finalissima di Venezia al Bagno. Con quale altre città? Vediamo. Spagna, per la Spagna con 70 punti Sabadell, mentre vedete Teruel è all'ultimo posto, ahimè, con 21 punti. Andiamo avanti, vediamo la Francia, e sarà Saint-Malo. Saint-Malo si è aggiudicato con 49 punti, quindi sarà Saint-Malo e poi Sabadell e Vieste fino a questo momento. Infine vediamo per la Germania, con Hannover purtroppo è stata eliminata. E quindi abbiamo, vediamo, ecco lo schema finale. Venezia al Bagno, finaliste del torneo sono: per la Francia Saint-Malo 49 punti, per la Spagna Sabadell 70 punti, per la Germania Augsburg 41 punti e per l'Italia Vieste, la mitica Vieste, con 50 punti. E adesso chiamo qui sul palcoscenico per festeggiare Vieste Sabina Stilo. Cara Bravissimi. Sabina, hai visto Un Bacio cosa può fare? Hai visto? No, dico, hai visto? Ho visto. No, dico, hai visto? Abbiamo visto. Sì, no, dico, hai visto Un Bacio cosa, quindi credo forse è il caso di... No, decisamente no. Perché il fidanzato è geloso, c'è il fidanzato gelosissimo. E allora chiamiamo Francesco Salvi! Come un bagno in piscina? No, dobbiamo chiamare colui che premierà Vieste. La squadra vincitrice, il nostro amico per il comune di Riccione, Italo Nicoletti. Grande amico di Francesco Salvi. Oramai c'è una grande amicizia. Buonasera, signor Nicoletti. Il capitano, ecco qui. Allora ecco che premia il signor Italo Nicoletti per il comune di Riccione la squadra di Vieste. Amici, e su queste note io vi do appuntamento a giovedì prossimo per la grande finale di Bellezze al Bagno. Non perdetevi la puntata di giovedì sera, 20:30 su Canale 5. Ultima puntata di Bellezze al Bagno. Ciao, a giovedì, ciao. Ma ragazzi, ho deciso, quest'anno niente complicazioni di cuore, solo divertirsi. Torno in pista, già mi sento pronta all'avventura. Dura. Faccio gli occhi dolci alle galline che si hanno già ragazzo. Pazzo. Sole, mare, luna, vado, pizza, birra, donna e bronzatura. Dura. Poi la sera, gran casino, mi stravolge, vanno come un pazzo. Pazzo. Sono due le cose che io voglio fare. Prendo sole tutto il giorno finché sono un pezzo di carbone. Sole. Faccio un pipistrello notte cucco finché c'è la luna. Luna. Da una cara all'altra caccia io farò la parte del leone. Ole. Ehi ragazzi, questa estate io non ho pietà più per nessuna. Una. Sono solo due le cose che io voglio far. No, no, tempo per l'amore. No, mi voglio affezionare. No, no, più di due tre ore. Voglio solo esagerare. Solo due le cose che io voglio far. Io ti vedo bella stesa sole sulla sabbia. Sabbia. Tutto il mondo intorno già sanisce, il tuo sorriso mi cattura. Dura. Tu mi guardi, io ti piace, nei tuoi occhi già mi vedo in gabbia. Gabbia. Pensa tanto che quest'anno il mare è già finita l'avventura. Dura. Erano solo due le cose che volevo fare.
Io volevo fare solo due cose. Uno, due, one, two, three, four.